Siamo con Verena Gioia di Banzai Media e Giulia Arduino di Best Creativity, che oggi hanno organizzato un bellissimo evento per la conclusione di questa Social Media Week, un esperimento di crowdsourcing. Giulio, vuoi iniziare tu a raccontarci cosa avete fatto? Allora, abbiamo lanciato una gara di creazione logo, abbiamo proposto di creare il logo del sito saperlo.it proprio all'inizio dell'evento che abbiamo creato qua alla Social Media Week. Sono arrivate da internet e anche dalla sala delle proposte, quindi proposte grafiche appunto di logo, le abbiamo commentate, Verena le ha commentate, le ha giudicate eccetera eccetera. Alla fine dell'evento si è chiusa la gara, sono state raccolte circa 215 proposte grafiche e adesso decideremo il vincitore. Banzai deciderà il vincitore. Verena, visto che a te è dato il compito di valutare le varie proposte che arrivavano dagli utenti in rete, raccontaci un po'. Di solito è una fase, quella del giudizio, che viene fatta a porte chiuse. Oggi l'abbiamo fatta insieme a chi ci è venuto a trovare e anche ai grafici che hanno sviluppato le proposte in diretta dalla sala. Quindi il mio ruolo è effettivamente un pochino imbarazzante, o comunque avere davanti la persona su cui stai emettendo un giudizio non è male. Però l'esperienza è stata assolutamente soddisfacente, perché in meno di 2 ore abbiamo raccolto una quantità di proposte incredibili. Quindi ora ci facciamo passare qualche giorno e poi le giudichiamo definitivamente, concludiamo l'esperienza tra un po'. Ma secondo voi questo è uno stimolo alla creatività delle persone che partecipano al progetto oppure un limite? Secondo me è uno stimolo, assolutamente, lo si vede anche proprio dai 215 loghi e proposte che sono arrivate, nel senso che le persone non hanno paura né di lavorare sotto pressione di tempo né mancavano proprio le idee, quindi io lo definirei uno stimolo. Giulio, invece tu ti occupi, appunto mi parlavi della vostra piattaforma di crowdsourcing, quali altri tipi di esperimenti ci sono oltre che quello che avete realizzato oggi? Beh, si parla di design in genere, parlando di Best Creativity nello specifico, si parla di design in genere, quindi comunque soprattutto grafica, non si parla quindi solo di logo, ma facciamo anche realizzazione di grafica web come banner, come pubblicità, quindi roba stampabile per le magliette, creatività grafica in generale, un po' tutte queste cose qua. Le categorie poi sono in aumento, perché comunque col crowdsourcing, grazie al crowdsourcing, si può, diciamo, dare crowdsourcing più di una tipologia di creatività, diciamo, quindi comunque quelle, le categorie pian piano aumenteranno. Grazie Verena, grazie Giulio. Ciao. Ciao, ciao.